Benvenuti e bentornati ad una nuova puntata di Confrontiamoci, il ciclo di trasmissioni ideato e proposto da Confcommercio Palermo. Lo sapete, è un ciclo all'interno del quale affrontiamo settimana per settimana un argomento diverso. Oggi però vogliamo parlare di una realtà che a noi è particolarmente cara, che è quella dell'Asso SNAI. Lo faremo ovviamente tra un attimo, lo faremo con i nostri ospiti, subito dopo aver ricordato a noi e a voi qual è la realtà di Confcommercio Palermo. Ecco. La forza è 800.000 imprese del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni, della piccola e media impresa e dei trasporti. Confcommercio, la più grande rappresentanza d'impresa d'Italia. La forza è l'assistenza e il supporto alle imprese associate attraverso 151 associazioni nazionali di categoria, 21 unioni regionali, 104 associazioni provinciali. Una rete capillare capace di tutelare e rappresentare efficacemente ogni singola impresa nella sua specificità. La forza di un protagonista è la coscienza del proprio ruolo. Questa è la realtà di Confcommercio. Vediamo invece di capire meglio, di conoscere ancora di più qual è la realtà di Asso SNAI. Lo facciamo con gli ospiti che vi presento immediatamente. Un grazie assolutamente sentito, sincero, al presidente di Asso SNAI, Francesco Ginestra. Grazie per essere nostro ospite. Grazie a voi. Grazie anche all'avvocato Andrea Magaddino, presidente del Trapani Basket, squadra che milita in Serie A. Grazie. La sua presenza ci solleciterà a parlare anche dell'impegno sportivo che Asso SNAI ovviamente porta avanti e soprattutto è un impegno che alcune realtà sportive come quella che lei rappresenta raccolgono per rilanciare proprio il messaggio dello sport sano. Grazie a Giorgio Cammarata, presidente del Country Club di Palermo, a proposito di realtà sportive, organizzatore del torneo internazionale di tennis femminile Serie A, sponsorizzato da Asso SNAI ogni anno. E non potevamo in questa puntata non avere un collega che ha una competenza, anzi lasciatemelo dire, una specie di DNA sportivo, ma non solo, perché in questi 20 anni intensi di attività poi questo DNA si è scomposto in tanti altri settori, svolti sempre con eccellenza, puntualità e professionalità, grazie a Gaspare Borsellino, agenzia Italpress, che in questi giorni festeggia 20 anni di attività. E allora possiamo veramente dedicare parte del nostro tempo proprio per fare i complimenti, in bocca al lupo per i prossimi anni di attività. Anni intensi sono stati, molto Gaspare. Molto intensi, travagliati però molto positivi. Senti, in pillole, questo è una cosa che diciamo a chi ci sta guardando, in pillole, quindi con i lanci di agenzia, però raccontare non solo un fatto nudo e crudo, ma anche gli umori, le prospettive, le tensioni che accompagnano i fatti sportivi e non sportivi, quanto è complicato? Molto complicato, perché noi abbiamo il problema di sintetizzare in un tech d'agenzia, che sono 15, massimo 20 righe, un fatto a volte abbastanza complicato, però in 20 anni abbiamo trovato questa sintesi che è fondamentale per un'agenzia di stampa. Grazie comunque per il vostro apporto. TRM, il gruppo Publimed, si serve del preziosissimo lavoro dell'agenzia Italpress. Francesco Ginestra, entriamo subito nel vivo del nostro argomento. Cerchiamo di capire, non voglio dire in pillole, ma sicuramente in estrema sintesi, qual è attualmente la realtà di Asso SNAI? Allora, Asso SNAI è un'associazione di concessionari del mondo delle sia scommesse ippiche che sportive e quant'altro c'è nel mondo dell'intrattenimento, che oggi sono più di 6.000 le aziende associate alla nostra associazione su tutto il territorio nazionale. Le competenze dell'associazione qual è? Andare a tutelare i diritti di tutti questi concessionari, che è sempre molto più complesso di una volta, poiché ci sono i rapporti con l'amministrazione dei monopoli di Stato e poi serve il Ministero delle Finanze e quindi devono essere assistiti in tutte queste vicende, ammodernamenti, cambiamenti di legge, disposizioni anche che vengono causate dal mercato estero, perché ormai la Comunità Europea costringe a fare dei cambiamenti e quindi le aziende si trovano a volte un po' in difficoltà, vengono seguite anche dal punto di vista fiscale, dove una serie di consulenti sono messi a disposizione, anche la parte del lavoro,
che ne assorbe tantissimo tutte queste agenzie sul territorio, e quindi considerava che il lavoro incide al 65% in un bilancio di queste aziende, quindi anche un punto di percentuale in trattativa estremamente importante, e quindi pesa i rinnovi contrattuali e quant'altro. Senta, tra un attimo lei mi aiuterà a capire un po' chi sono questi concessionari. Mi sembra di capire da quello che lei dice che sotto il profilo normativo, proprio le norme, forse prima era più semplice, adesso forse c'è più controllo, c'è più precisione nel garantire anche il lavoro. Non è un fatto di controllo, di precisione. Sì. Una volta c'erano soltanto i concessionari ippici, perché l'unica scommessa che allora si veicolava era l'ippica. Poi, quando è nato lo sport e l'esperimento, in cui lo Stato ha ben compreso che bisognava togliere alla malavita la gestione di un gioco ormai talmente palese, è andato quindi grande risorsa anche nelle casse dello Stato, ma comunque anche l'italiano appassionato che non frequentava determinati personaggi oggi in qualsiasi posto può andare lì a scommettere con anzi diciamo un bouquet di offerte di scommesse molto vario, molto interessante, e poi è tutto tutelato, controllato dallo Stato. Questa è la cosa sicuramente importante. Le chiedevo, ecco, non c'è un identikit tipo del concessionario, ma chi sono questi concessionari? Come lavorano? Il concessionario è una società che si presenta a una gara pubblica. Di recente, per non andare indietro, c'è stato il decreto Bersani, in cui si fa un'offerta di natura economica, e quindi a parità con altri si va a vedere chi è il vincitore. Deve avere dei requisiti sia tecnici e morali, deve avere un'esponibilità di un locale che sia consono in una certa zona e adeguato a intrattenere il pubblico, deve avere una tecnologia valida per poter recepire i dati, perché ormai c'è una tale interesse, una tale quantità di dati che non è puoi avere supporti cartacei, ma noi per esempio con la nostra società che è la SNAI SPA riusciamo a dare in telematico tutte le informazioni in tempo reale. Consideri che un biglietto staccato a Palermo, staccato a Milano, giunge alla SOGEI, che è più informata forse dell'addetto stesso che lo fa, in 0,2 di secondo. La viene SOGEI? La SOGEI, sì, la società che controlla tutti i concessionari. Esatto. Tutti i collegamenti devono essere esclusivamente fatti con SOGEI. Quindi in tempo reale, a garanzia della bontà dell'intera operazione. È scommesso un contratto, va registrato, e chi tiene il contratto è l'amministrazione del Ministero delle Finanze. Questo bisognerebbe ricordarlo, questo lo dicevano i nostri telespettatori, la scommessa è un contratto, con tutti gli oneri tra le parti, questo mi sembra molto importante. Senta, per quello che è l'osservatorio che ovviamente lei possiede, per quelli che sono i dati che lei costantemente elabora, ecco, il volume di giocate, uso volutamente questo termine improprio, il volume di giocate ad esempio in Sicilia, quanto è cresciuto negli ultimi anni e come si è diversificato? In Sicilia pesa un 6% di quello che è il prodotto. Io le posso dire, il mercato dei giochi, quindi parliamo di tutti i giochi è più di 44 miliardi di euro a livello nazionale. Credo che oggi sia stato dichiarato anche dalla stampa, proprio in questi giorni, che è la quinta industria che c'è in Italia. La realtà è questa, ma non è che era soltanto da tirare su un coperchio, perché il gioco c'era, la disponibilità c'era, tanto che molti italiani scommettevano all'estero, in dei siti esteri dove erano stati più veloci. C'era da tirare su un coperchio, però bisognava darsi degli strumenti normativi. Io chiedo adesso a Gaspare Borsellino quanto è anche complicato analizzare, quindi descrivere certe realtà. Vediamo un attimo in 2 minuti, in 120 secondi, qual è però, ecco, ancora meglio la realtà di Assosnai e soprattutto quali sono le dinamiche che questa realtà vive. Eccola.